Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Ecco finalmente un video che so che aspettavate in tante della nuova collezione che mi è arrivata dietro, di pochette, di borse e un inizio di accessori perché arriveranno poi prossimamente tutti gli accessori che ho fatto. Partiamo con la prima fantasia, che per me è la fantasia più bella perché io adoro il blu. E i colori ovviamente i suoi derivati del azzurro, del celeste. Allora, questo è il braccialetto nuovo che ho fatto e come potete vedere questa fantasia è la fantasia classica in seta perché trova varie fantasie e questo è il modello dell'estate proprio che è la borsa da mare o la shopper 24, chiamata così perché è 24 ore, quindi è comoda anche per andare a fare un weekend o proprio per andare al mare. Porta dentro la sua pochettina, quindi per il ricambio del costume, per esempio, ed è impermeabile. È una fantasia bellissima con il disegno del cashmere. L'altra fantasia si apre invece subito con i toni del bordeaux, del rosato. Questa è la nuova collana tutta di Swarovski, cioè veramente posso dirvi un pezzo bellissimo. E i nuovi fularini, quindi in seta con le nuove fantasie, queste con il rosa, il glicine, il giallino e le pochette classiche. Vedete, questa è la collana a più fili. È stata fatta sia corta che lunga, quindi per guarnire anche su una camicia, una giacca o un pullover, per esempio. E quello era il braccialetto. La pochette piccolina da borsa, gli orecchini uguali ovviamente alla collana. Ed è stata fatta anche la borsa da mare nei toni del rosa, del rosso. Io la trovo un colore molto molto stiloso, raffinato e poi un bellissimo colore adatto per l'estate, primavera-estate. E questo è il nuovo colore di fularino in abbinamento a questi colori che vi ho mostrato. La pochette porta trucco e quindi una linea, nonché una colorazione completamente diversi. L'altra è la fantasia, oserei dire classica. Questa è un po' grégré quando si tocca, quindi sotto mano. Vedete tutte le tipologie di pochette, anche questa che è la piccolina, che dove potete mettere i pennelli oppure anche le matite, i mascara. Questa è l'esagonale classica e questa è la piatta da borsa. Nonché ci sono poi altri modellini di pochette. Questo è il foulard che è stato fatto tipo diversamente dagli altri che avete visto. Queste sono le altre pochette e la particolarità, come vi raccontavo, è un po' di essere grégré, quindi è un po' più, diciamo, in rilievo rispetto all'altra che è completamente in seta. Anche qui è stata fatta la borsa da mare, ovviamente ha sempre dentro la sua pochettina per poter mettere, non so, i soldi, il portafogli, per esempio, la carta d'identità, un pacchetto di fazzoletti, di sigarette. E questo invece è vedete, è il foularino nell'altra sua ovviamente declinazione. E l'ultima, nonché secondo me, anzi una delle ultime collezioni arrivata, è questa. Sempre uno stile un po' grégré, però particolare. Partiamo ovviamente dal foularino, dallo stringicollo che sono state fatte nelle varie varianti. Questa è una pochette meravigliosa a mano. E questo invece è il foularino con il prugna e la pochette con il glicine, cioè io lo trovo una colorazione molto delicata, adatta proprio alla primavera. Questa è la nuova pochette che si può portare sotto braccio o da viaggio. Le colorazioni spaziano dai colori che avete visto fino ovviamente alle altre. Io spero che la collezione vi sia piaciuta, fatemi sapere che cosa ne pensate, potete scrivere alla mia email, fatemi sapere se sono di vostro gusto, se conoscete i prodotti dietro e se vi va, noi ci vediamo prossimamente in un nuovo video. Ciao!